aveva il genio, quella scintilla di pronta intelligenza che coglieva immediatamente quali fossero i passaggi fondamentali e, con la grazia dell'archetto, sapeva trarre dalla cassa del suo Guarneri del Gesù note struggenti. Per esempio, nel preludio di quella partita per violino del maestro Johann Sebastian Bach, aveva esaltato la scioltezza dell'arpeggio e ne era uscita una tale cascata di note da lasciare entusiasta il più severo dei maestri. Poi, quando era passato l'allure con un tempo di 6/4, non solo aveva saputo rendere il senso di tragica fatalità della composizione, ma si era permesso di colorare di sfumature amare e melanconiche la parte centrale, catturando una sorta di dolce lamento che si era rivelato il perfetto contraltare dell'allegra gavotte en rondo che seguiva. Si voltò, temendo di essere seguito. Si sentiva spiato, ma allo stesso tempo percepiva chiaramente di non avere alcuna possibilità di individuare il suo osservatore.